finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, bentornati, io sono Matteo Aldamonte e questo è Handball Talk, il podcast in cui parliamo insieme della pallamano italiana. Subito un saluto al mio partner Pierluigi Di Marcello, ciao Gigi. Ciao Matteo, ciao a tutti, ben risentito. E presentiamo anche l'ospite di oggi, siamo nel campionato di Serie A Beretta maschile, siamo in casa della capolista Bolzano, Eric Udovicic. Ciao Eric. Ciao Matteo, ciao a tutti. Eric, iniziamo subito dalla strettissima attualità, da quello che è successo sabato, anche perché siamo stretti nella morsa, nel senso che il calendario non ti dà pause, si rigioca già mercoledì. E iniziamo da questa vittoria contro Molteno. È la quinta vittoria consecutiva, possiamo subito dire che Bolzano, al netto dei tanti cambi di organico, continua a fare il Bolzano. Sì, sicuro, diciamo che sulla carta avevamo il calendario agevole, diciamo le prime 5 giornate, abbiamo raccolto il massimo dei punti, quello che ci siamo prefissati all'inizio. Adesso diciamo che stiamo ingranando di partita a partita, ecco. Ci troviamo meglio tra di noi ogni partita e cerchiamo di continuare così avanti. Gigi, è una squadra che abbiamo elogiato sempre nelle nostre varie chiacchierate, no? È una squadra in grado sempre di ritrovare la giusta motivazione, sempre di trovare, non si stanca mai di vincere, non si stanca mai di stare in alto. E non ci stanchiamo mai di ripetere come sia entrata questa mentalità vincente oramai da diversi anni a Bolzano, nello spogliatoio e nel palazzetto. Si respira proprio questa capacità di soffrire, di vincere, questa maturità nel portare avanti come una schiacciasassi il percorso del campionato e delle altre competizioni. Quindi è una squadra assolutamente matura, che anche al netto delle numerose entrate ed uscite, quindi dei cambi di giocatori, ma rimane un'ossatura che conserva e anzi diciamo che regala tutta la sua forza, tutta la sua mentalità vincente ai nuovi arrivati. Eric, come va con Mario Sporcic? Sapevo che mi... per forza. Era ovvio. No, guarda, sicuramente può creare problemi, sai, da giocatore fondamentale negli ultimi anni, con diversi compagni di squadra, diventare subito allenatore, giocatore, può dare certi problemi, ma io, se qualcuno lo può fare, sono sicuro che quello è Mario, e infatti fino adesso non credo ci sia altro da dire, vediamo che sta facendo benissimo, noi ci troviamo bene e così è. Tra l'altro sei salito anche nel minutaggio tu personalmente, se non sbaglio, no? Rispetto forse alla stagione scorsa. Sì, diciamo che negli ultimi 2 anni avevo anche qualche problemino a livello fisico, ma poi da quest'anno mi sento bene, Mario mi ha dato fiducia e penso che lo sto ripagando, è un dovere, ecco. Gigi, l'avevamo designato già a suo tempo, no? Ancora prima che venisse ufficializzato lo Sporcic. Eh sì, sembrava una naturale prosecuzione di un cammino di Bolzano, sembrava una... nella nostra testa era quasi veramente ovvio, no? Una panchina da predestinato, sia per le sue qualità tecnico-tattiche che umane. In un momento di cambiamento la sua figura credo che possa essere un valore aggiunto, sia perché è il modo migliore per iniziare e poi perché per la squadra del Bolzano, avendo a che fare con comunque amici, compagni di squadra, ma in una comfort zone che è casa sua, che è Bolzano, che è il posto dove ha deciso di vivere, quindi credo che tutti possano beneficiare di questa scelta, sia la società che Mario stesso. Chiaramente anche l'aumento del minutaggio da parte di Eric è anche un po' figlio della sua crescita e anche del passo indietro di Mario, perché chiaramente si avvicina sempre di più alla panchina, anche fisicamente se vogliamo, e quindi Eric, come ha giustamente detto, lo sta ricambiando nel migliore dei modi e si sta prendendo un po' le chiavi soprattutto dell'attacco
della schiaccia sassi Bolzano. Sì, è indubbiamente, questo non lo può dire lui, lo dico io, è indubbiamente una delle note liete di questo inizio di campionato del Bolzano. Eric, oltre a te, un'altra nota lieta, ci metto Sonner, che però è una garanzia, ci metto Turkovic, che insomma sono giocatori che già da diversi anni ormai continuavano a macinare gol, ma ci metto anche Greganic, che ha impattato benissimo con il campionato italiano, sta facendo vedere delle cose eccezionali. Sì, lui è un ragazzo giovane, alla fine ha 20 anni, fisicamente guardandolo, se lo vedi da fuori, sai, così magrolino, ma invece è dotato di un salto, di una velocità che poche ali qua in Italia le puoi trovare, ecco. Sicuramente lo stiamo sfruttando e vediamo che ci sta ripagando a dovere, ecco. Assolutamente sì, tra l'altro curioso che adesso c'è il mercoledì dei derby, chiamiamolo così, perché ce ne sono due in modo particolare, il vostro e quello tra Conversano e Fasano. Il vostro è un derby tra due squadre che hanno entrambe un allenatore giocatore, perché a Bolzano c'è Sporcic e a Bressanone c'è Ciutura. Vabbè, al di là di questa, che è una curiosità naturalmente, come vedi la partita, come vedi Bressanone che ha risollevato la testa, però ha perso anche tre partite importanti in chiave alta classifica? Sì, certo, ma guarda, io sempre dico, anche noi l'anno scorso, se ti ricordi, abbiamo iniziato male, sì. Abbiamo perso tre partite fuori casa di uno, di due, così contro le dirette contendenti, e poi alla fine ci siamo risollevati e avevamo la partita per finire al primo posto, no? E così dico, anche Brixen è una squadra di qualità, in ogni posizione hanno un giocatore che è un giocatore, no? Diciamo, può tirare fuori la partita in ogni situazione. Hanno Ciutura che purtroppo, diciamo che la differenza forse tra noi e loro, tra Mario e Ciutura, come hai detto te, due allenatori giocatori, che Mario può stare più in panchina, ecco, può vedere la partita da fuori, invece Ciutura deve giocare tutti i 60 minuti. Non può uscire mai. È un giocatore ancora troppo importante, sì, nelle economie, sì, sì. Della squadra. Gigi, tu hai visto un po' i risultati dell'ultima giornata? Sì, ho visto i risultati. Io volevo fare una domanda prima di analizzare i risultati, quello che è successo sabato scorso. Volevo chiedere ad Eric, che lui ha citato tra virgolette i passi falsi del Bolzano dello scorso anno, che però sono avvenuti, vittorie di misura, tutte quante fuori casa, in campi caldi, in situazioni, come dire, sfavorevoli. Quest'anno però la musica, come la vede lui, è cambiata un po'? Cioè il potere del campo caldo o del giocare in trasferta è diminuito rispetto a chi gioca chiaramente in casa? Cioè si sente meno questa difficoltà della trasferta, livellando un po' magari anche il valore delle squadre in campo, oppure è rimasto uguale, quindi non si avverte questo stacco del campo caldo o dello giocare in trasferta? Ma guarda, io ti posso dire, essendo stato a Trieste e giocando là per diversi anni, che il pubblico manca. Il pubblico manca, e in certe situazioni di difficoltà, diciamo, di, chiamiamoli così, buchi neri, durante una partita il pubblico ti aiuterebbe, ti farebbe uscire da questi buchi neri. Quest'anno forse quello che dici te, forse sì, sono campi come per esempio a Bressanone, o Trieste, andando a Trieste, saranno in queste penalizzati, no? Adesso sì, saranno forse, dico forse, un po' penalizzate, forse la sentono così, perché sicuro il pubblico è un fattore fondamentale in ogni partita. A proposito di Trieste, visto che sei un ex illustre a Trieste, come li vedi quest'anno? Si sono rinforzati molto, hanno cambiato un po', anche secondo me, ambizione rispetto all'anno scorso? Sì, sicuro hanno cambiato ambizione, hanno preso due ali, forse le migliori ali del campionato in questo momento, hanno preso questo nuovo straniero, che non so ancora com'è, ma mi hanno parlato bene i ragazzi. Sicuramente sono una squadra bella tosta, poi in casa hanno una difesa meno, chiamiamola così, e sicuramente verranno anche loro tolti da tutti.
Gigi, dicevamo i risultati. Naturalmente la partita principe è stata la vittoria del Cassano Magnago contro il Conversano, primo passo falso di Conversano. Cassano Magnago invece resta in questo momento l'antagonista principale di Bolzano, tra l'altro ha anche una partita in meno, quindi avrebbe in teoria la possibilità anche di avere gli stessi punti di Bolzano in questo momento, e comunque entrambe sono a punteggio pieno. Sì, allora è una partita dove il Conversano ha pagato la straordinaria forma della difesa del Cassano, e probabilmente secondo me ha pagato anche questa che avevamo definito come una tournée, questo tour de force di tre partite in praticamente una settimana, e quindi è arrivata a Cassano forse un po' stanca, e alla lunga il Cassano è salita sugli scudi, un Conversano che ha pagato lo stare sulle gambe in difesa, tante disattenzioni, ha facilitato l'attacco del Cassano, che poi non ha concesso assolutamente niente in difesa, soprattutto insomma in 6-0 quando hai Sciscia e Dorio lì al centro, si fa dura per tutti. Chiaramente una difesa che ha facilitato l'ottima prestazione di Ilic e Monciardini prima e Ilic dopo, che ha messo il fiocco ad una prestazione tra i pali straordinaria sia del suo collega di reparto che sua personale negli ultimi minuti di gara, quindi ha garantito una vittoria pesante, no? Lanciando anche un chiaro segnale al campionato, se ce ne fosse mai stato bisogno, ecco. Ha vinto anche Sassari, che in trasferta ha battuto Fasano. Vince il Pressano di Fusina, l'ex, contro l'Albatro Siracusa, nella partita del Palavis contro l'Albatro Siracusa. Eric, ce n'è una che temete maggiormente, ti chiedo, temete maggiormente nel senso che tutti vi indicano come la favorita, quindi adesso mi devi dire tu se siete o non siete favorite, e se ce n'è una che temi di più tra queste squadre che naturalmente non ho citato Siena, che non ha giocato, ma tra queste squadre che si sono attrezzate, che si sono mosse di più sul mercato. Ma sì, guarda, posso dirti che quello che era il nostro punto di forza negli anni precedenti, diciamo la panchina lunga, sicuramente quest'anno ce l'ha il Cassano. Abbiamo visto che all'inizio del campionato, senza i Balli, Moretti e Mazza, che stiamo parlando di giocatori non da poco, hanno comunque vinto a Bressanone e hanno fatto un percorso perfetto, così che sicuramente alla lunga saranno una squadra tosta e difficile da affrontare. E poi normale, ci sono Sassari, come hai detto te, cioè Brixen stesso, se si rialzano sicuramente saranno una squadra tosta, e alla fine quando torna Gaeta saranno una squadra totalmente diversa. Tu Gigi, che idea ti sei fatto dopo 5 giornate? Che sarà un bel campionato, un campionato avvincente, dove vedremo alla fine quanto conteranno i punti persi all'inizio, perché chiaramente ricordiamo che con questa nuova formula, quindi senza playoff, ogni partita ha un peso specifico probabilmente maggiore di quelle di un campionato con i playoff. Quindi insomma, voglio dire, il Bolzano è stata favorita, tra virgolette, rispetto ad un inizio con 5 partite sulla carta non difficilissime, dove ha potuto rodare e ritrovare quegli automatismi e far rientrare in gioco i nuovi acquisti e i nuovi cambiamenti, no? Sia a livello tecnico-tattico apportati dal mister Sporcic. Questo le altre squadre non l'hanno, magari non tutti hanno avuto questa possibilità, e poi molte squadre hanno, oltre che una panchina corta, ancora resa più corta da ancora infortuni importanti in atto, uno su tutti quello di Gaeta per quanto riguarda Siena, ecco. Quindi l'idea che mi sono fatto è che è ancora troppo presto per parlare, però sì, credo che fondamentalmente le prime 5-6 squadre che saranno pronte per un cammino lungo in alta quota sono già belle che stabilite, già belle che definite. Tra l'altro mercoledì, derby a parte, cioè Trieste-Pressano e Sassari-Cassano-Magnago sono due partite da vietati ai deboli di cuore, secondo me. Uno dei due. Vai Gigi, vai te. Ti vedo in fondo. Grazie. Con la lingua in forma, a parlare è informissimo. Ti vedo in fondo.
fortuna perché mi alleno tantissimo. Sabato inizia anche il mio di campionato, quindi mi devo far trovare pronto. Ecco, si comincia, si torna a fare sul serio. Allora, chiaramente Matteo, partite vietate ai deboli di cuore, partite importantissime per continuare a rimanere nelle zone alte. Beh, Sassari-Cassano è una partita, una è candidata per vincere perché l'ha già dimostrato negli anni scorsi, l'altra ci si è candidata di forza, mi riferisco a Sassari col mercato, è una partita, è uno scontro al vertice. Anche voi Bolzano, Eric, ci guarderete con particolare interesse a questa partita, immagino. Sì, sì, certo, sicuramente sarà una bella partita da vedere, sarà interessante il risultato alla fine, come hai detto te. Poi sappiamo perfettamente che i nomi contano, ma non sono tutto, e quindi abbiamo Sassari-Cassano e due squadre in campo, una che ha già, che è consolidata, già ha dimostrato, cioè il Cassano, di essere pronta, di essere matura. Invece il Sassari ha dimostrato le sue ambizioni, deve continuare a dimostrare, anzi deve rafforzare quello che è la solidità, quindi un andamento costante in salita verso l'alto. Quindi vediamo se riuscirà a far valere il fattore campo, e sono molto curioso, perché questa è una di quelle partite vietate dai deboli di cuore, però che insomma ne vedremo delle belle. Eric, prima di salutarti, domanda un pochino più personale. Dicevamo prima, hai superato qualche acciacco, stai giocando sicuramente di più, stai giocando molto molto bene, ti sei posto degli obiettivi personali per questa stagione e per l'immediato futuro della tua carriera? Ma guarda, l'obiettivo personale, ti posso dire solo che fino ad adesso, da quando sono qua a Bolzano, avevo modo di vincere 4 titoli su 4 e sicuramente non vorrei fermarmi qua. Hanno sempre fame, Gigi. Ah sì, sono bulimici, l'abbiamo definito più volte così. Cioè, hanno proprio questa voglia e quindi secondo me continua a rimanere la squadra da battere, ma appunto per questa mentalità che hanno. Hanno tante altre squadre che possono insidiare questo tipo di mentalità e questo tipo di primato ancora importante. Insomma, il palmarès del Bolzano non lo sto qui a sciorinare io, vedremo cosa succede. E chiaramente quello che dice oggi Eric l'ha detto Mario, l'hanno detto i vari Dean, tutti quelli che sono intervenuti con noi del Bolzano, l'appetito non viene mangiando, ma viene fagocitando tutto quello che hanno fagocitato in questi anni. Continuano ad avere fame, quindi hanno un apparato digerente assolutamente sovradimensionato. Complimenti al Bolzano, e sicuramente, al mio avviso, rimane ancora la squadra da battere fino a prova contraria. Vedremo quello che succederà. Eric, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ciao. Ciao Eric. Ciao. Molto bene Gigi, ci siamo occupati della Serie A Beretta al maschile, abbiamo chiacchierato con Eric Udovicic, adesso spostiamo un po' il focus, anzi lo spostiamo di molto perché andiamo fuori confine per una brevissima nota, un elogio, anzi ad Andrea Colleluori, il portiere della Nazionale Under 20, anche della Nazionale Seniors, con la quale ha debuttato in gara ufficiale nel gennaio scorso, che ha debuttato in Champions League. Non contro una squadra a caso, perché ha debuttato contro il Barcellona, tra l'altro ha subito messo a segno una parata negli ultimi 7 minuti della terza giornata. E insomma, mica poco, assolutamente. No Matteo, assolutamente un ragazzo che lo possiamo considerare un predestinato. Ha dimostrato di avere delle doti assolutamente eccellenti, un ragazzo serissimo, non a caso se vai in nazionale ti danno la fascia, chiaramente sei un esempio per gli altri, quindi sei un punto di riferimento e vieni individuato come tale sia dallo staff tecnico che dai ragazzi che dividono con te il sudore del campo, e quindi insomma. E ci sono tutti i numeri, le potenzialità e le capacità per continuare a salire. Lui ha dimostrato e sta continuando a dimostrare che le aspettative che sono state riposte in lui assolutamente sono più che giustificate. Sarà atteso con i suoi compagni dai campionati europei Under 20, quelli di categoria che si giocheranno
in Croazia nel prossimo gennaio con le due nazionali, anche con l'Under 18 che però andrà in Slovenia per gli europei, anche in questo caso di categoria, doppio appuntamento importantissimo per la pallamano italiana. Sabato invece torna in campo e saltiamo su un altro versante, sul versante femminile, torna in campo la Serie A Beretta appunto in rosa, la Serie A Beretta femminile, si gioca la quarta giornata, direi situazione ancora piuttosto embrionale per quanto riguarda la classifica, tutta da fare. Tornano in campo sia Salerno, sia Bressanone che Oderzo, in modo particolare Oderzo sfida Malo, derby veneto, partita interessante perché Malo comunque ha fatto vedere buone cose in questo avvio di stagione. Sì, Malo che è a soli due punti di ritardo dalle prime in classifiche, abbaiate Salerno, Brixen, Mestrino e Oderzo, quindi a soli due punti può rallentare il cammino dell'Oderzo e può rilanciarsi verso la zona alta della classifica. Chiaramente sottolineavi tu come lo stato embrionale, le poche partite possono ancora dir poco, però insomma voglio dire le prime quattro su in alto sono di tutto rispetto, lo sapevamo. Subito dopo, poco attardate dietro, Malo ed Erice. Mi aspetto di vedere l'Erice soprattutto che recupererà il tempo perso, anche il terreno perso, anche in funzione delle aspettative che nutro per questa squadra, in funzione della importante campagna acquisti. Quindi staremo a vedere cosa succederà già da sabato prossimo. Settimana prossima avremo un focus più ampio per quanto riguarda il campionato femminile, con sicuramente un ospite che arriverà appunto dalla versione in rosa della nostra pallamano. Per oggi però è tutto, Gigi, ci siamo fatti anche stavolta i nostri 22 minuti e mezzo, piuttosto ampi, piuttosto ricchi, corposi, e quindi grazie come al solito. Grazie a te, grazie a tutti e a risentirci presto. Alla settimana prossima, grazie e buona pallamano a tutti, ciao! Il tiro è un gol pazzesco sulla rete, incredibile! Coniglio tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!